E fa ridere anche un po', perché le foto vengono sfocate, dice, dai. È che lui lo sa. C'è lo stesso bagno. 15 anni. Abbiamo lo stesso idraulico. 15 anni c'è mia figlia. Noi in Sandri ci dovevamo fare. Abbiamo capito dove nascono, insomma, tutte queste figure che interpretano, parlano, i Pinelli, insomma, tutto già lì. No, però per esempio il posto dove io provo. Di ricerca. No, il posto dove io provo di più è la macchina. Ma se Papoli, che sono stato visto. E adesso fortunatamente hanno inventato il Bluetooth, no? Fortunatamente, perché prima dice questo è matto, mo potrebbe essere che stai parlando con qualcuno. Potrebbe, dice, vabbè, magari c'è il Bluetooth. E invece io sto là che provo, mentre guido, con le faccio da fuori ogni tanto mi sa che pensa. Ricordo di aver visto un giorno alla Controna, in via Po, a Roma, io passavo motorino, e vedo, la cito per nome perché non dico niente di male, perché è un'altra attrice con grandi capacità trasformative, Sabina Guzzanti, che camminava per strada, nella Controna, Roma era sempre deserta, inizio dell'estate, avrà fatto almeno 4 o 5 personaggi da un semaforo là. Sì, sì. Sei Sabina Guzzanti, ti riconosco. No, ma in questo momento non era proprio questo due, sì, sì, ma è vero. Già va a Milano, ho capito proprio. È vero. È una cosa sciamanica. Sì. Quella si sente. Sì, è una cosa strana, però. No, ma il problema è che non hai tempo. Cioè, che tu lo fai. Lo devi afferrare. Mentre stai andando da una parte all'altra, guidando e in bagno. Quello è diventato il mio studio. No, mai. No. Mai. Oddio, questo la vedo. No, non mi registro, non mi riprendo, non vedo quasi mai le cose che ho fatto. Ecco, questa è una cosa di cui parlavamo. Tu non ti rivedi, vedi il film una volta, basta. Non vai alle proiezioni dei giornalieri se si fanno ancora, non chiedi di vedere. Non vado neanche al monitor, almeno che non sia necessario per questioni all'inizio magari del film, ma più che altro per controllare questioni che hanno a che fare col movimento, se funziona quello che il lavoro sul corpo fa, se può dare una sensazione o no, ma mai per esempio non voglio mai sentire la recitazione, ho sempre paura che questa cosa poi mi possa iniziare e poi vedo il film nel momento in cui viene presentato, e, però non sono un collezionista di me stesso. Ecco. Senti, che rapporto hai con il trucco? Perché poi appunto nella costruzione di questa cosa che a te non piace, ma che non so come chiamare, se non personaggio, insomma, quella cosa lì che tu devi interpretare, tagli i capelli in un certo modo. No, molto bello, è un bellissimo rapporto. Anche perché io. Però ti affidi, lascia andare. Beh, mi affido ma partecipo. Ormai insomma, ho iniziato a conoscere le dimensioni geometriche del mio volto, per cui con i collaboratori facciamo dei tentativi, facciamo delle prove, vediamo. Anche magari quella cosa che non si vede ma genera una differenza. Un percorso fatto all'interno degli anni del personaggio, per esempio. Ci sono poi dei truccatori straordinari in Italia, per cui questa cosa qui è facile da fare da noi, però con delle piccole accortezze, per esempio quando facemmo Bartali, per guadagnare giovinezza alzammo un pochino, cambiamo un pochino il colore delle sopracciglia all'interno, e questo improvvisamente dava uno sguardo più bambino, poi piano piano ascendendo gli dava più maturità. Però poi tendenzialmente preferisco anche portare io una differenza di Vittorio fatto con pochissimo trucco, l'invecchiamento, però dando invece un respiro, un peso diverso al corpo, al modo di camminare, al ritmo del respiro.